Il titolo, che è anche una sorta di slogan, è Assessore Sade Golvad, non si dimentichi dei padulli. Caro Assessore, mi permetto di declinare questa ultima interrogazione, spero ultima, sui padulli, quasi come fosse una lettera, perché quello che per me è una sorta di arrivederci alla politica, per lei potrebbe essere invece l'inizio di una nuova avventura. Non è però una novità, come sa il mio pensiero critico, sulle periferie, se di periferie si può ancora parlare, in merito ai padulli, si può e si deve fare di più. E mi auguro che lei, da candidato sindaco e ormai conoscitore del nostro territorio, si impegni proprio in questa direzione. Ha visto con i suoi occhi come negli ultimi 2 anni anche piccoli interventi abbiano di fatto cambiato il volto al quartiere, rendendolo più sicuro e fruibile. Mi riferisco ad esempio, per citare uno degli ultimi lavori, alle opere di urbanizzazione realizzate nell'area tra via Salleo e via Tristano Isotta e al famoso marciapiede che oggi, dopo un lungo tira e molla, costeggia finalmente il campo della parrocchia e consente ai cittadini, anche in mobilità lenta, di raggiungere in sicurezza chiese e asilo. Chiedo a proposito che fine ha fatto invece il parcheggio dietro al ristorante Al Gallo, che abbiamo inserito nell'ultimo bilancio previsionale per l'annualità 2021 e che è fondamentale oggi non solo per i clienti del ristorante. Tra le piccole opere fondamentali che vorrei citare, anche il piccolo sgambatoio che già qualche anno fa, grazie al suo lavoro e a quello dell'assessore Montini, ha dato una risposta puntuale ai tanti cittadini che hanno un cane. Quel parco, intitolato alla memoria di Stefano Cerni, e tra l'altro ancora non vedo nessuna targa, quindi insomma chiedo a che punto è l'iter per l'intitolazione di quel parco, rappresenta oggi un punto di socialità importante. Per questo torno a chiedere l'ampliamento dell'area giochi. Un piccolo intervento, la richiesta minima era quella di uno scivolo, ma decisamente strategico, perché è solo il primo passo alla valorizzazione e alla rifunzionalizzazione delle tante aree verdi nel quartiere, da via Carmen all'incrocio con via Secchiano e via Tristano Isotta, perché sono diverse le aree verdi, però solo quel parco, diciamo, è utilizzato in questo momento. Dispiace solo, dopo 10 anni di battaglie e interrogazioni, come sa, non poter toccare con mano la fine del progetto conosciuto come Rotonda Valentini, che a breve, speriamo, consentirà finalmente ai residenti di Padulli di avere un nuovo accesso alternativo alla via Manechiese. Approfitto infatti per chiederle i tempi per la gara di assegnazione dei lavori sull'ultimo stralcio, il famoso lotto C. Sappiamo però, sperando che arrivi presto, che il nuovo ingresso, oltre a tanti benefici, certamente si porterà dietro problemi di viabilità e sicurezza stradale che bisognerà monitorare. I Padulli, da profonda periferia, sono trasformati oggi in un quartiere residenziale tra i più attrattivi, ma come tutte le zone in espansione necessita di manutenzione costante. A tal proposito segnalo anche la pericolosità della ciclabile che da via Carmen arriva alla scuola primaria Mario Lodi e servizi alla persona, nuove funzioni, nuovi spazi di aggregazione. Da anni chiedo uno spazio polifunzionale come ce ne sono in tanti altri quartieri per dare tante risposte legate comunque all'aggregazione non solo di giovani. E anche a questo la prossima amministrazione dovrà dare delle risposte. Risposte che si aspettano, come sa, e qui guardo anche per l'aspetto più tecnico il vice sindaco, soprattutto le oltre 70 famiglie del Consorzio Padulli, che oggi, dopo un lungo iter che li ha visti anticipare oltre 2 milioni di euro per le opere di urbanizzazione in merito al piano consortile C5, aspettano finalmente il completamento di quel piano e il meritato ristoro da parte del Comune, come tra l'altro era stato sancito dalla convenzione firmata a suo tempo dalle due parti, cioè Comune e Consorzio. Queste e tante altre situazioni sopra la Statale 16, quindi non mi riferisco solo ai Padulli, qui ho vicino alla consigliera Falcioni, dovranno essere per la prossima amministrazione, qualunque essa sia, priorità assoluta. Insomma, assessore candidato Sade Golvad, non si dimentichi dei Padulli. Ormai il mandato amministrativo sta volgendo al termine, io mi sento innanzitutto di ringraziare, devo dire, tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza per il lavoro costante che hanno svolto anche di antenne sul territorio, per averci segnalato spesso problematiche che chiaramente con l'ausilio dei consiglieri siamo riusciti a affrontare meglio e credo davvero che questo lavoro sia stato importante. Nella fattispecie, consigliere Bertozzi, è evidente che lei stessa ha svolto un lavoro fondamentale sul Forese, sui Padulli in particolare, e credo che nei Padulli, come lei stesso ha citato, siano stati fatti diversi interventi in questi anni che oggettivamente hanno migliorato la vivibilità di quella zona. Io ricordo quando ha
insomma, avevo un amico del cuore alle scuole medie, andava ai Padulli. I Padulli erano di fatto due vie, poco più. Oggi i Padulli sono un quartiere importante, secondo me un bel quartiere dove, come lei ha citato, sono stati fatti diversi lavori ultimamente, dal marciapiede, insomma, dal percorso pedonale attorno alla chiesa, piuttosto che la riorganizzazione delle due rotondine in un'unica rotonda che a livello di viabilità sicuramente garantisce maggior sicurezza. E, insomma, diversi lavori sono stati fatti, però non bastano, sono d'accordo che la nostra amministrazione ha fatto tanto in alcune parti della città e certamente, come dire, non siamo riusciti a affrontare tutto, ma credo che un'attenzione particolare a monte della statale 16 vada data, quindi in tutto il Forese, e penso che quello che lei ha, insomma, mi stimola a dare la risposta, quello relativo appunto al completamento della rotatoria Padulli, dove è stato completato un primo stralcio, è stata realizzata la rotatoria, cioè oggi è accessibile, come voi tutti saprete, diciamo in direzione mare, quindi verso via Aldo Moro, verso via Caduti di Marzabotto, ma proprio in agosto verrà pubblicata la gara per assegnare il secondo stralcio dei lavori, che consentirà finalmente ai Padulli, agli abitanti dei Padulli in primis, di avere una nuova viabilità in accesso e in uscita dai Padulli, che non sarà più solo quella della via Marechiese, ma appunto da questa rotatoria che è stata costruita entrando da via Tosca ci sarà un nuovo punto di ingresso e di uscita dai Padulli. Credo che sarà molto importante. È vero che la viabilità subirà delle modifiche in virtù di questa nuova rotatoria e quindi andrà anche monitorata tutta l'impatto che le auto, il transito di auto nuovo che ci sarà, provocherà sui Padulli. E, per quanto riguarda la vicenda del consorzio Padulli, quindi che ha portato all'urbanizzazione importante dei Padulli che c'è stata negli anni passati, stiamo già lavorando io insieme al vice sindaco Frisoni a una soluzione che porti al ristoro degli oneri anticipati dal consorzio stesso. È un impegno che ci siamo presi e che io mi sento di ribadire anche pubblicamente, e quindi dovremo sicuramente arrivare alla soluzione finalmente di una vicenda che ha visto anticipare diverse decine di migliaia di euro a molti cittadini dei Padulli. E, per quanto riguarda lo sgambatoio che è stato realizzato e la denominazione che io credo, insomma, tutti i facenti parte della commissione toponomastica hanno deciso di dedicare a Stefano Cerni, di fatto tutto è pronto, i passaggi all'interno del Consiglio. Terminato il tempo, sia assessore Sade Golvad, vado a concludere, poi darò risposta scritta più dettagliata rispetto ai vari quesiti. Stiamo solo aspettando l'ultimo passaggio, che è il parere della prefettura, per poi arrivare alla denominazione e alla posizione della targa, che giustamente va messa nella nuova area appunto del sgambatoio dei Padulli. Grazie assessore, io mi ritengo soddisfatto, però non per fiducia, ma perché il dibattito andrebbe avanti ancora per tanto tempo, perché insomma tante le cose che vorrei chiedere, vorrei una risposta scritta, come dice lei, sui tempi e sul lotto C della Rotonda Valentini, sul parcheggio che non ha nominato dietro il ristorante Al Gallo, visto insomma che è stato già votato durante l'ultimo bilancio, e poi magari una tempistica più certa anche sulla targa, non ho capito ancora se è stato votato già in giunta, perché dopo la prima commissione so che l'iter prevedeva un passaggio in giunta, non so qual è l'iter, se mi potete dare insomma delle risposte in via scritta a tutti questi quesiti, grazie.